molte delle cose che questa amministrazione non ha promesso ma non ha fatto, almeno in termini di bilancio, derivano dal fatto proprio che le risorse sulle quali poteva contare sono state del tutto sballate. Carmelo Bene ha recitato qua dentro un Amleto di meno nel 66. Abbiamo messo assieme cinque teatri degni di un livello qualitativo, un'assemblea permanente che ha rivendicato alcune cose, perché questi teatri addirittura negli ultimi due anni non hanno avuto una lira, no? Siamo quelli che non abbiamo partiti politici, che mentre io me ne vado in giro per il mondo a portare il buon nome alla Sicilia, quindi si spartiscono la torta. È la prima volta che in questo comune il bilancio della cultura viene scisso in due. Da una parte ufficio grandi eventi e dall'altro lato invece l'assessorato alla cultura, che così è stato svuotato di gran parte delle risorse. Gli allievi della mia scuola sono persone che a un certo punto sono sentite dire non sappiamo se facciamo il secondo anno. E stanno facendo 3 mesi di scuola per ora, solo a carico nostro. No. Questa voglia di cancellare continuamente le cose che esistono e che comunque hanno un'importanza riconosciuta, anche questa è diciamo, una anomalia della città. Ancora ci lascia abbastanza preoccupati. Emblematico il fatto che questa compagnia non riesca ad avere uno spazio ufficiale a Palermo. Non possiamo permettere che questa umiliazione continui ad essere ancora così portata avanti, non possiamo permettere perché dopo di noi ci sono le generazioni più giovani.